Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo episodio di Minecraft. Siamo qui in casa nostra dove ho portato, se mi ricordo dove, eccoli qua, 29 diamanti dalla miniera. Perché oggi ragazzi andremo a costruirci nella nuova forgia che ho concluso dall'episodio scorso. Andremo finalmente a costruirci un'armatura completa in diamante. Perché oggi ragazzi andremo a fare una piccola visitina, anzi andremo proprio a spasso in giro per il Nether. Quindi, questa è la forgia conclusa, finita, con tutta la pixel art delle spade dietro. Spero vi piaccia, a me piace tanto, ha un certo stile. Qui, dove c'è la lava, andremo direttamente a forgiare tutto quanto e quindi cominceremo a forgiare il nostro elmo, la nostra chest plate, gli stivaletti e cosa che manca? I gambali. Ecco qua. Mi mancano 5 diamanti perché faremo un altro piccone. Perché se ricordate nell'episodio scorso il piccone diamante è andato via, cioè si è distrutto completamente. E con gli ultimi due facciamo anche una spada diamante, che non l'abbiamo mai avuta se non sbaglio. E quindi abbiamo forgiato nella forgia forgiosa. La nostra prima armatura in diamante, eccoci qua. Quindi intanto la spada mettiamo qua e piccone, tutta a portata di mano. E ok, le torce le abbiamo già nella sonda mano. Proporrei di mettere, anzi, proporrei di fare anche un'altra cosa. Di andare al mob spawner qua giù, bellissimo da lontano, e prendere all'interno un po' di stringhe. E poi ci dovrebbe essere per forza almeno un po' di frecce. Così ci facciamo anche un arco e delle frecce. Perché andare nel Nether senza un arco veramente non si può. Cioè, non ha senso. Non ha senso andare nel Nether senza avere un arco, senza essere armati d'arco. E quindi ora chiudiamo perché non voglio sorprese qua dentro. Se mi arriva un creeper e esplode tutto qui, ragazzi, è la fine. Perché se cominciano ad arrivare qui, no. Voglio mai pensare. 56 frecce, 56. E abbiamo 13 string. Me ne bastano soltanto 3, giusto? 3 stringhe per fare un arco. Tanti legnetti ce l'ho, quindi a posto. Ok, quindi torniamo alla nostra forgia. Facciamoci quest'arco e andiamoci subito nel Nether. Sperando di non morire, ragazzi. Perché, sinceramente, io sono stato nel Nether soltanto quella volta lì per prendere un po' di quarzo. Giusto per prendere un po' di quarzo che poi tra l'altro mi è servito soltanto per fare. Ho usato soltanto il quarzo per i comparatori. Nient'altro ho usato per quarzo. Quindi, se troviamo altro quarzo, lo zapperemo e bene faremo risorse. E poi prenderemo altre risorse disponibili che magari troveremo, ne so, la soul sand e altro. Così, tanto prendiamo tutto quello che c'è da prendere. E se ci capita di trovare anche una bella. Com'era adesso? Sì. E se ci capita, dicevo, di trovare anche una bella fortezza e cominciare a fare un po' di bastoni di vampe. Cercare, che ne so, uno spawn di Blaze. Così che da fare una costruzione poi in futuro. Perché secondo me una farm di Blaze o comunque qualcosa del genere è davvero utile e molto figa da fare, insomma, anche. Quindi, ragazzi, andiamo subito a morire. Spero di no, ragazzi. No, no, davvero. Cioè, qui il Nether io ho perlustrato veramente poco, pochissimo, giusto per prendere qualche glowstone, anzi anche. E niente, nella scorsa serie avevamo la fortezza praticamente accanto al portale. Qui probabilmente ci sarà da girare chissà quanto. E boh, allora intanto facciamo una bella cosina. Quando smette di laggare, semmai. Allora, facciamoci una bella screen. Per ricordarsi le coordinate del portale, perché altrimenti siamo fottuti subito, cioè se ci perdiamo qui nel Nether non torneremo mai più indietro, mai più. E direi di prendere una direzione a caso a questo punto, e non so, magari qui, visto che scendiamo, non potrebbe. Non mi laggare più, ragazzi. Se mi lagga è peggio. Se mi lagga muoio presto. Guardate. Allora, cos'è laggiù Soul Sand? Aspetta, non mi laggare ora, non mi può laggare ora. Quella è Soul Sand, ragazzi. Eh sì. Eh sì. Però. Quello che vorrei dirvi.
È che io comunque ho un'armatura di diamante, ma è un'armatura di diamante nuda. Perché un'armatura senza incantamenti, specialmente quelli da caduta, serve a ben poco anche qui nel Nether. Quindi, cioè, il pericolo è sempre dietro all'angolo. Ora qui per scendere non sono capace. In qualche modo dovrei forse chiudere la lava, ma è un problema. È un problema, problemone. Devo riuscire a scendere in qualche modo. Ok, però mi ricordo. Ok, vedi, l'ho portata un po' di stone brick. Sì, di cobblestone. Quindi magari potrei anche crearmi un percorso. È che scendi, vero qui? No. Perfetto. Dobbiamo provare da quest'altra parte. Ecco, magari se faccio questo percorso qui forse è meglio. Vediamo un po'. Illuminiamo un po' tutto. Forse già qui si scende meglio. Perfetto. Perfetto. Comunque c'è. Soul Sand ce n'è parecchia. Ah, vedi, mi sono portato una crafting table comunque. Così posso fare anche una bella pala. Faccio di pietra e se ne frega. Intanto raccolgo anche un po' di questa. E comunque tanto ci servirà poi. Perché probabilmente nel prossimo episodio, se riusciremo a sortire da qua, comunque nei prossimi, comincerò a fare anche. Oddio, se è successo il lag pazzesco. Comincerò a fare una costruzione. Se troveremo dei blaze, bene, potrò anche cominciare a pensare di fare una costruzione per le pozioni. Altrimenti cominceremo a costruire una sala di incantamento per incantare comunque le nostre armi e le nostre armature. Oddio, ragazzi, c'è un lago enorme. Cioè, di qua si muore. Ragazzi, quelli sono i blocchi nuovi, i blocchi di magma. Il magma block. Vieni, qua ci sono magma block. Che ora voglio vedere perché non so se. Sì, mi faccio male se vado sopra. Mi faccio male. Vanno evitati comunque, ok. Non è che roba. Cioè, uccide anche quello, insomma, via. Se qui stacco il dito su da shift, è la fine. Ok. La cosa bella è che non abbiamo ancora trovato nessun ghast. Ecco, l'ho detto. No! Ti ho sentito sparare, sai. Dove sei? Dove sei, maledetto? Ok, sta buono, eh? Dai. Proviamo a salire di qua, vediamo cosa c'è qua su dietro, dai. Madonna, ragazzi, se riusciamo a trovare almeno una fortezza sarebbe rosa saggia, una cosa bella, ma. Secondo me è molto lontana da qui. Secondo me è tanto lontana. Prendiamoci il 3 glowstone, dai. Tanto male non ci fa trovare risorse. Almeno non sarà un viaggio vano se dovessimo non trovare niente. Spero comunque di non morire, che altrimenti sarebbe nulla uguale. Insomma. Allora, cerchiamo. Ok, vediamo dov'è che si va se comincia a scavare da qui. A morire vado. Allora, di qui si scende, bisogna scendere in qualche modo. Così. Ok, facendo una piccola scala di fortuna. Ok, ce la dovrei fare tranquillamente adesso. Ok, bene. La cosa che mi preoccupa di più è tornare al portale a questo punto, perché come l'impressione ho fatto già abbastanza strada e non è stata per niente facile questa strada, quindi cosa c'è qui? Cioè, non vi trovo. Il clan dei zombie porchi. Lì. E quindi il fatto che ci sia tutta questa lava. E quindi il fatto che io abbia superato tutta questa lava. E la consapevolezza che dovrò tornare indietro, mi fa paura sta cosa, sinceramente, sì. Ok, ragazzi, laggiù c'è un brutto ghast, non so se lo vedete voi, ma io sì. Quindi me la do, vado via. Non posso permettermi di cadere qui. Devo stare qui sulla Soul Sand in balia del ghast. Accidenti! Oh, forse no, forse no, forse no. Benone. Benone.
seno. Cosa c'è laggiù? No. Non t'azzardare. Sei Gravel? Gravel. Qui nel Nether? Ganzo. Ragazzi, non so dove sto andando completamente a caso, sto andando completamente a caso. Non sto trovando assolutamente niente. Boh, troppo pinte le torce, ma dovrei averci le altre, credo sì. Ragazzi, non ci... Cos'è? Una fortezzina così? Piccolina così? Ho trovato la fortezza a caso. Bella! Come sono felice. Ho trovato la fortezza finalmente. Posso rifugiarmi qua dentro. Oh, un baule. Subito così. Ingotti, armature. Ok. No, ragazzi, ho trovato la fortezza così. Benone, non l'avevo nemmeno vista. L'altro visto una cosa mi sembrava... Tra l'altro... Una cosa messa lì a caso. Ossidiana. Bene, non c'è da fare. 6 ossidiane. Servono 10 per fare un portale. 6, 6 qua. Sì, se trovassi altre ossidiane, chissà se posso fare un portale anche qui. Almeno. Diamante, acciaierino. Sembra tutto fatto apposta per farmi fare un portale qui in fortezza. Vero? Ci sono altri bauli? Sì, che ce ne sono altri. Qui sopra c'è della lava però, ragazzi. Se sfondo in qualche maniera finisco male. Però non ci sono altre ossidiane, eh. Ok, di qua si esce. C'è lava e glowstone. Ok. Ok, però vedo che continua di qua, eh. C'è tanta roba. Cioè, è grande comunque. Minchia, se è grande. Cazzo. Questa è enorme. Cioè, pensavo fosse un cachino messo lì a caso. Invece no, mi sembra proprio una fortezza bella e grande. Bene, bene, sono felice. Sono felice. Ehi, ok. C'era un tizio brutto. Però giù vedo un altro baule e quindi va preso. Ho finito le torce, ragazzi. Non adesso. Non adesso. 8 torci, si sì, vanno bene, vanno bene. Oddio, sento dei rumori brutti. No, forse sono soltanto dei cosi. Ok, un'armatura d'oro, un'armatura in diamante per il cavallo. Ma credo di avercela già un'armatura in diamante, giusto? Non me lo ricordo, penso di sì. Ok, vediamo se ci sono altri bauli. No, qui finisce Benone. Allora, mettiamoci in un punto strategico, così posso concludere questo video. Direi di mettermi qui. E fare così. Una chiusura del genere. Tanto basta. Non far passare nessuno così. Ok, ragazzi. Non ho visto prima quali erano le coordinate del nostro portale, ma credo comunque siamo abbastanza lontani. E chissà se riusciremo a trovare la strada di casa. Io spero di trovare altri ossidiani qui in questa fortezza in modo da fare un portale. Accidenti a me quando non l'ho portato da terra su. Peccato. Comunque sì, ragazzi, io per oggi concludo con questo video. Come al solito, se vi è piaciuto lasciate un commento, mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Facebook e Instagram li trovate nella descrizione. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi!